Eccoci qui, ben ritrovati con Francesco De Angelis e regia, benvenuti al nostro approfondimento, il nostro focus, 20 minuti quotidiano medicina, che chiude le trasmissioni in diretta del mattino di Telecolore. Oggi la leptospirosi, una malattia molto diffusa, siamo con Vet Pet and Food, il nostro programma del martedì, una malattia ad alta morbilità e mortalità, più frequente nel cane tra gli animali domestici, malattia zoonotica, cioè che può trasmettersi a noi umani in tutto il mondo, specie in quelli soggetti ad alluvioni più esposti al cambiamento climatico, con intensa urbanizzazione, dove arriva la mortalità umana nel 20% dei casi. E con noi per parlare di leptospirosi, Rosa Loponte, benvenuta dottoressa. Buongiorno. Medico veterinario, dottore di ricerca nel Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II a Napoli e specializzanda in malattie infettive. Allora, dottoressa Loponte, partiamo dai serbatoi e dai vettori, cioè dalle cose che fanno trasmettere questa malattia. Come si infettano l'animale e l'umano? A cosa resiste la leptospira e a cosa invece no e quindi muore, mentre vediamo appunto il circolo dell'epidemiologia. Allora, buongiorno a tutti. La leptospirosi è una malattia infettiva che può colpire una grande varietà di animali, sia mammiferi domestici che selvatici. È stata riscontrata anche nei leoni marini. E i principali serbatoi in Europa sono i roditori, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, i principali serbatoi e quindi anche fonte di contagio negli esseri umani sono i cani. Sì. L'uomo e gli umani si infettano bevendo o venendo in contatto con le acque. Scusi, mentre vediamo la fascia endemica, è vero, dove è endemica, sì, la leptospirosi? È endemica soprattutto nei paesi tropicali, ma anche nei paesi temperati. È una malattia a caratteristica stagionalità, sì. Infatti è presente soprattutto nella regione autunnale, nella stagione, sì, autunnale. E qui vediamo l'acqua che è il vettore, sì, vero? L'acqua è il principale serbatoio, si viene trasmessa attraverso l'acqua questa malattia. Infatti il Leptospira interrogans resiste a pH basico, sì, a pH acido, e invece come le urine dei carnivori, e come le urine dei carnivori, quindi anche del cane, viene inattivata rapidamente. Ecco, quindi noi dobbiamo stare attenti ai nostri animali, ai nostri cani, eccetera, a evitare che bevano nelle pozze d'acqua, vero? Sì, evitare che bevano nelle pozzanghere, ma sì, anche, sì, evitare che facciano il bagno, per esempio, nei fiumi. Sì, anche, sì, noi dobbiamo stare attenti a questo, sì, infatti l'incidenza, sì, è aumentata negli ultimi anni nelle persone che svolgono attività ricreative all'aria aperta, per, sì, esempio il rafting nei fiumi. Sì. Invece è diminuita nelle persone che lavorano a contatto sia con gli animali che con gli uomini, sì, quindi ad esempio i lavoratori più esposti oltre a noi medici veterinari sono i minatori, sì, sono le persone che si prendono cura degli animali da reddito, infatti questa meningite, questa leptospirosi può, sì, può dare luogo ad una meningite, sì, che viene detta proprio meningite dei porcai. Infatti passiamo all'altra, diciamo, all'aspetto un po' più, come dire, più interessante, più preoccupante. Come si manifesta la malattia, per esempio, nel cane, nell'animale? Perché bisogna dire nel gatto un po' di meno. Il, sì, gatto è poco, è meno esposto. Sì, vero? Il gatto è meno esposto, anche perché il gatto ha un'avversione per, ecco, qui per vediamo l'acqua. Il cane, quali organi soprattutto del cane vengono toccati? Allora, sono soprattutto il rene e il fegato, sì, che vengono colpiti. E infatti anche durante la fase leptospiremica, sì, quindi durante la fase nella quale l'animale non manifesta subito i sintomi renali, sì, ed epatici, sì, ma manifesta dei sintomi, dei segni clinici che per esempio, sono ascrivibili. Per esempio abbiamo astenia, anoressia, ma anche una febbre. Febbre, sì. Quindi tutti segni che non ci fanno capire subito che si tratta, sì, di leptospirosi. Sì. E questo tarda l'intervento del padrone, del cane, quindi il cane arriva magari già compromesso dal medico veterinario, quindi, sì, bisogna stare attenti.
Sì, arriva già compromesso, già quando è compromessa la funzionalità epatica e renale. Per questo motivo si consiglia ricoverare gli animali in delle strutture attrezzate nel quale l'animale viene monitorato e oltre ad essere somministrati degli antibiotici, vengono fatte anche delle terapie che contrastino la sintomatologia epatica e renale. Sì. Tra l'altro, una delle complicazioni può essere appunto la meningite o anche problemi oculari. Per questo motivo è opportuno che l'animale venga monitorato proprio per contrastare anche queste complicanze. Sì. Ecco, quindi parliamo di leptospirosi, questa malattia così diffusa. Pensate, abbiamo detto prima, è una malattia zoonotica, quindi si trasferisce agli umani, e gli umani che ne vengono colpiti, attenzione, 2 su 10. Quindi c'è una mortalità del 20%, quindi è una malattia molto seria da cui bisogna guardarsi. Ecco, e dunque come si manifesta invece la leptospirosi nell'umano, dove ne è contagiato? Ecco, qui diciamo, questa è l'altra domanda che volevo fare. Dobbiamo andare alla 04. In quali organi dell'umano si rischiano gli effetti dell'animale? Allora, sono sempre il rene e il fegato gli organi principali che vengono colpiti. Quindi come per il cane? Come per il cane. Tra l'altro, nell'uomo è ancora più subdolo. Ecco qua, l'uomo che va nell'acqua, questo è un, è molto rischioso. Si infetta attraverso appunto delle lesioni della cute. Sì, esatto, ecco qui. Oppure lesioni delle mucose, per esempio la mucosa orale, la mucosa oculocongiuntivale. Quindi quando ci immergiamo in acqua, in particolare nelle acque dei fiumi, possiamo contagiarci. Tra l'altro, ecco. Durante la fase leptospiremica, febbre, raffreddore, la sintomatologia è ascrivibile ad una normale influenza, quindi noi non ce ne accorgiamo in una prima fase. Dopo la fase leptospiremica, che è molto breve, perché questa è una malattia per lo più a decorso acuto, abbiamo questa sintomatologia epatica e renale. Sembra un'influenza, vero? Sì, sembra proprio un'influenza. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che mentre nel cane noi non abbiamo un racconto anamnestico, nell'essere umano noi possiamo riuscire a risalire attraverso l'anamnesi. L'anamnesi è un test. C'è un test anche per i cani, ovviamente. Sì. Un test diagnostico, un esame sierologico, insomma, del sangue. Sì, è un esame sierologico. Abbiamo a disposizione una vasta gamma di test, però quelli più rapidi, più economici, sono i test sierologici che svelano gli anticorpi nei confronti della leptospira. Sì. Questa spira, questa leptospira che è a forma di spirale, perciò si chiama così, che è molto, molto insidiosa, diciamo, è in agguato. Sì, tra l'altro resiste. Resiste? Resiste per esempio a pH acido, resiste nelle acque, nelle urine, nelle acque piovane, nel suolo contaminato dall'acqua piovana. Sì. Ecco, questi sono altri sintomi, il vomito, la diarrea, insomma è una malattia che, ecco qui, che porta un sacco di dolore muscoloscheletrico, quindi perciò si ritorna al discorso dell'influenza, di questa malattia che si nasconde bene, almeno in una prima fase. Sì. E dunque, ovviamente, non è che vogliamo dire sempre le stesse cose, ma è sempre anche il cambiamento climatico che, è vero, aggrava queste malattie o queste incidenze che prima sembravano un po', come dire, negli anni scorsi sembravano essere un po' poco frequenti, poco diffuse, vero? Poco Infatti conosciute. Gli eventi catastrofici estremi, per esempio le alluvioni, possono influire sull'incidenza di questa malattia. Sì. Addirittura, è una malattia principalmente autunnale, però con le piogge che stiamo avendo in questi giorni, è difficile poter dire se c'è effettivamente ancora una stagionalità o no. Sì, esatto. E dunque, concludiamo con le terapie, come si cura nel caso in cui incappiamo un animale, il nostro cane,
oppure anche noi stessi incappiamo nella malattia, e il vaccino, che è importante. Se il cane o l'umano vi incappano, quali cure si fanno? Qui vediamo un cagnolino che viene sottoposto forzatamente ad una terapia antibiotica, credo. Sì. Ed il vaccino per il cane, li vediamo tra poco, i vaccini per il cane, di che tipo sono, qual è il principio chimico, con quali frequenze si fa il richiamo. Qui vediamo il cane che è costretto ad ingurgitare l'antibiotico. Se un cane già affetto che si tenta di curare, vero? Con quali antibiotici? Allora, abbiamo diverse tipologie di antibiotici, in particolare l'ampicillina o le tetracicline, che poi sono anche le stesse che vengono somministrate agli esseri umani. Tra l'altro, nel caso in cui dovessimo venire in contatto noi esseri umani con urine infette o comunque con un animale colpito, dobbiamo fare una profilassi antibiotica. Proprio con questi farmaci. Innanzitutto nel cane si preferisce utilizzare più una via sistemica anziché quella via, la via orale. E l'animale deve essere necessariamente ospedalizzato, non soltanto per impedirne la diffusione, ma anche proprio per monitorarlo, per tenerlo sotto osservazione e contrastare anche la sintomatologia epatica e renale. E qui andiamo verso la parte del vaccino, ecco il cane che va. Allora, ecco, qui vediamo, se possiamo fermarci qui, Francesco, vediamo il primo, questi sono i vaccini, sono delle foto che ci manda Basilice, farmacia veterinaria, che è il nostro consulente. Sono diversi vaccini, è vero? Però credo che il principio sia sempre... vaccini utili per vari virus, è vero? Sono vaccini, allora questo è un vaccino che protegge per 4 sierovarianti diverse di Leptospira. È un vaccino già in commercio da diversi anni. Precedentemente c'era un vaccino che proteggeva soltanto da 2 sierovarianti, che erano la itteroemorragica e la canicola. Ora in questo vaccino, oltre alla itteroemorragica e alla canicola, abbiamo anche l'australis e la grippotifosa. Quindi sono vari tipi, sottotipi vari sierovarianti. Sierovarianti, sì. Allora esistono più di 170. Sì. Esistono più di 170 sierovarianti diverse di questo germe, però è impossibile produrre un vaccino con più di 170 sierovarianti. Per questo motivo noi ci focalizziamo insomma sulle sierovarianti più frequenti in un determinato territorio. Questo è il liofilizzato, è vero? Sì, questo è un liofilizzato. Allora, la parte è costituito da la L, quindi la leptospirosi. Il vaccino contro la leptospirosi è in forma liquida, mentre il vaccino che protegge da il cimurro e l'epatite e il parvovirosi è un liofilizzato che viene ricostituito al momento con acqua, vero? Si diluisce? No, si diluisce con il vaccino per la leptospirosi. Vedo diverse dosi, quindi che cosa c'è? Un richiamo, insomma? Allora, sì, ci sono diverse dosi. Questa è una confezione che viene venduta ai medici veterinari. Viene fatto il protocollo vaccinale nel cucciolo con un vaccino ed un richiamo dopo circa 4 settimane. Qui abbiamo anche un'altra formulazione, il cane sempre per cimurro, epatite, leptospiru. Questi sono tutti i vaccini che si fanno comunque ai cuccioli, è vero? Sì, sono vaccini che si fanno ai cuccioli, in particolare la leptospira andrebbe somministrata nel cucciolo da sola. E con quale cadenza? Dopo il richiamo, dopo quanto tempo? Allora, nel cucciolo dopo circa 4 settimane va fatto il richiamo, mentre nell'adulto va fatto un richiamo semestrale, perché si è visto che abbiamo visto che il medico osserva la pupilla, l'occhio del cane, Sì, perché a livello dell'iride, a livello dell'occhio, le sclere possono diventare gialle, che è un segno di ittero, quindi di sofferenza epatica. Infatti proprio la febbre ittero-emorragica è anche uno degli altri nomi della leptospirosi. Ecco.
Beh, ci lasciamo quindi col messaggio: fare il vaccino. Sì, fare il vaccino. Cioè, è inutile essere... nascondere l'animale, cercare oppure pensare che non possa essere coinvolto, perché prima o poi può capitare, soprattutto quando il cane va fuori, no? Viene portato fuori. Sì, evitare che beva nelle pozzanghere, tenerlo sempre al guinzaglio. Sì, certo. Tra l'altro sono più esposti gli animali giovani, perché sono anche quelli che fanno più facilmente il bagno nel fiume rispetto ad un animale anziano che invece ha già artrosi, artrite, e quindi riesce a muoversi in maniera più limitata. Bene, noi ringraziamo molto la dottoressa Lo Ponte, grande esperienza, grande, nonostante sia giovanissima, grande cultura, diciamo, tossicologica, delle malattie infettive.